Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, siamo arrivati quasi a metà settimana. È mercoledì 3 aprile 2024, sono le 7.38, siamo quasi puntuali tutte le mattine, però il problema è che questa mattina ho fatto un po' tardi, ma si parte con una canzone che era un cult negli anni 80, produzione Cecchetto anche questo, ed era Once More di Taffy. E vai, e ho passo col caffè. Oddio, questo, ho messo la versione karaoke. Avete ragione. Che pirla. Perché ha messo la versione karaoke? Che pirlone. No, un attimo. E non me la metteva questa qua. No, non è questa. Fermati. Ce la ma voglio sentire. Però intanto mi mette una canzone per un'altra. Ah, mannaggia. Mostra tutto. Taffy, Once More. 1985. Ok. Perché mi mette questa Extended Version? No, questa qua. Dopo 80. Eccola qua, è questa. E si riparte, e vai. Oh, speriamo che non arrivi anche questa versione karaoke. E intanto ci giriamo il caffè, che stamattina non l'ho fatto un po' troppo caldo. Vabbè, gli intoppi ci stanno, ragazzi. È il bello della diretta, è il bello della diretta. Bella canzone, Taffy, Once More, 15 anni 80, buon ascolto! La canzone ti faceva mettere lo stereo a palla e l'ascoltavi in tutti i bar e circoletti e sale giochi. Potete vedere, stamattina ho preso un gioco, però versione Mega Drive, ma è praticamente Arcade Perfect, che vagava nelle sale giochi, anche quelle un po' remote, quelle dei triangoli, nei circoletti, nelle sale retrostanti ai bar, che era Flicky della Sega. Fate i flicky con me. E stamattina facciamo un po' di flicky. 1991. Una cosa che era un po' più vecchio però questo gioco. Eh sì, esisteva anche su MSX, possibile che era. E su Sega 1000. La conversione è del 91. Io me lo ricordo molto prima. Grande. '84, infatti mi ricordavo bene. Però questa versione ovviamente è del 91, visto che il Mega Drive, insomma, arrivò un punto 8 molto dopo, vabbè.
infatti me lo ricordo, ce l'avevo anche sulla MSX, esisteva anche sull'SG1000. Comunque la versione qua è Arcade Perfect. Mi ricordo che dove c'era, c'era la fila, cioè dove, la, dove si trovava il suo cabinato c'era la fila per giocare. Ok raga, ok. Adesso noi ci facciamo la nostra partitina. Prima di andarci a chiudere in un ufficio, andare a lavorare. Ah, ma questo brutto vizio di lavorare, ma perché l'uomo non è fatto per lavorare, io lo dico sempre. L'essere umano non è fatto per lavorare, per chiudersi in una scatola maledetta. È una sofferenza di quelle bestiali. Ci autotorturiamo proprio. No, vabbè, sto giocando una merda, questo è vero, eh. Ecco, questo è il suono. Scopo del gioco è prendere i pulcini che se ne sono andati per fatti loro per tutto il circondario. E non bisogna farsi catturare dal micio miao, da Bartolomiao. Ma io con Bartolomiao non c'ero d'accordo, quindi insomma ho fatto una partita del cavolo, in genere sono più bravo. Basta un solo pulsante che salta, che consente sia di saltare che lanciare oggetti. Gli oggetti sono questi che si trovano in ogni livello, che possono cambiare da livello a livello. Qua sono le piantine. Questo non salta quando dovrebbe. Ecco, io mi sto facendo fregare tutti i micetti. Vai, vieni qua. Ecco qua. E alla fine dobbiamo portarli tutti quanti nella all'uscita. Che proprio sembra un'entrata più che un'uscita. Non è necessario che li prendiamo tutti quanti in una volta. L'importante è portarli a casa. Ecco. Da fare. Tolto un Bartolomiao, ne arriva un altro. Ed eccolo qua. C'è un bonus speciale se si riesce a finire un livello entro i 30 secondi. No! Perché mi sono girato? Questo è tremendo, sto livello. Ah, vabbè, questo è un livello bonus, non è niente di che. Però era opportuno magari prendere tutti i pulcini. Forza Bartolomiao, dai, vieni. È uno. È due. Forza che l'aspetto, su. È uno. È due. No, cazzarola, quando faccio ste cazzate... Ok, e io scendo per scendere, eccolo qua. 42 secondi, ci ho messo un po' troppo. E... Cacchio, non l'ho beccato tutti e due. Porca di quella porca. Che quella porca non sei porca. Che più porca non sei. Oh, forse ci riesco. Vai. 27 secondi. Ho avuto un bonus particolare. La 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 la. Bartolomiao!
Una curiosità, questo uccellino di Fricchi viene usato spesso anche in altri giochini, veniva usato spesso in altri giochini Sega. Addirittura lo si trovava in Champion Boxing, che appariva come bonus. E, oppure mi pare anche in Pengo appariva, però non ne voglio, non sono sicuro, ma era un uccellino multiuso in pratica. Forza. E sali, dai, su. Oh, vedi come uno prende il ritmo. No, ne manca uno. Cazzo, ne manca uno. Ah! Ne manca uno! Ne resterà soltanto uno. Ecco. Ce l'ho fatta. Questa è tosta. Il gioco, la difficoltà maggiore del gioco non è tanto raccogliere i pulcini maledetti qui, pulcino Pio, ma è l'inerzia del gioco stesso. E qua ho dovuto... Ah, cazzarola. Qua ho dovuto sacrificare qualcosa. E qua. Ce l'ho fatta! E vai! Tutto ubriaco sto gatto, Bartolomeo. Cazzo è quella tartaruga! No! Tartaruga del cacchio. No, cacchialola. No, mi ha fregato sul salto. Maledetto Bartolomeo. Non sottovalutate Bartolomeo. Che è stato? Che mi sono preso? Cosa è successo? Forse il tempo. Vabbè, un'altra partita ce la facciamo. Comunque questo è il gioco praticamente. Qualche giorno fa ho portato online un vecchio gioco per il Commodore 64 che si chiama Quick Snack. Fa parte della serie Dizzy. E c'era un concetto di gioco molto ispirato a Flicky, maledetto Bartolomeo. Solo che invece di essere a piattaforme era a labirinto. Cioè in pratica l'uovo di Dizzy doveva recuperare tutti i pulcini sparsi per questo labirinto. Cazzarola. Sparsi per questo perché non hai saltato? Perché non hai saltato? Tutti i pulcini sparsi per questo labirinto e portarli nella tana. È un concetto veramente molto molto ispirato a Flicky. Vaffa! Oh, Damiano, da una vita non ci si vede. Che hai combinato? Finite le vacanze, sei tornato al lavoro e ha ripreso sto brutto vizio di lavorare. Buongiorno. Come è andata la vacanza in montagna? Sei tornato ieri, lo so che sei tornato ieri. Parecchi sono tornati ieri. Ma porca!
Pure da me, ieri non c'era quasi nessuno dei miei colleghi. Io e altri tre coglioni eravamo. Giollo, buongiollo, buongiollo. Tu ricordi questo? Sono tornato lunedì, pomeriggio sotto la tempesta. Sì, l'ho vista, ho visto qualche video su TikTok. È andata a firmare per il minchia. Quale donna ti ha fatto fare il mutuo? Sempre colpa delle donne se ti fanno fare il mutuo. Tutte e due, le moglie e figlia. Si scherza, però in fondo è la verità. Se fosse per noi, saremmo in un buco in affitto con le nostre cosine. Eh? Che cazzo, sto giocando una merda. No, manco 2 minuti e poi si va a lavorare. Comunque questa è la versione Mega Drive ed è incredibile quanto è arcade perfect, no al 100%, al 200%. Veramente arcade perfect. Poi mi sono spaventato quando ho visto la 1991, fatta, è sta di. E poi sono andato a vedere. È il gioco dell'84, perché mi ricordo che c'era una versione anche per Sega SG-1000 e per l'MSX, che è poi è lo stesso hardware. E quindi è la versione per Mega Drive 1981, 91. Cacchio. Oh, stiamo tartassando Ved col discorso della dicitura fallito. Ieri addirittura si è dovuto giustificare con un nuovo follower perché io stesso ho detto: attenzione, sei sicuro di entrare in questo girone dei falliti? E quella fa il nuovo follower ha fatto in che senso? Ha dovuto spiegare tutto un papiello di roba per far capire al nuovo follower perché ho fatto detto quella cosa. Ha defollowato! Noi abbiamo alzato un polverone! Che causa del suo mal pianga se stesso! Io ho detto pure, ho scritto pure nella chat: non dargli retta, c'è la clip! Forse, e dico forse, ascolterà un consiglio che gli hanno dato, gli ho dato io e gli hanno confermato in parecchi, cioè vuoi riprendere a pubblicare i finali dei video? Non fare che pubblichi 10 video sempre della stessa persona e un video di un'altra ogni mese, insomma, ogni 2 o 3 mesi. Ho detto fai a turno, fai a rotazione nell'elenco che c'hai degli utenti che ti hanno fornito il video, in modo che chi più e chi meno, tutti quanti sono contenti, e non che fai aspettare 3 anni per vedere un video fatto con tanti sacrifici. Ma sì, non è che uno deve aspettare 3 anni per vedere il video che ha fatto, C'è un video mio che è pianificato per il 2025, insomma, manco se sono vivo o morto nel 2025. Ah, cazzarola. Vabbè.
Ah, ultima vita, cazzo, devo andare a lavoro. È tardi, cazzo, è tardi, troppo tardi. Comandante, mi dà per disertore, mi dà. Canocca. Vabbè, non posso continuare sta partita. Io vado a lavorare, tu vai a lavorare. Non so se hai anche su sto brutto vizio stamattina. Ti auguro una buona giornata a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!